Ben ritrovati con la nostra informazione. Lascia sconcertati la decisione del governo di sospendere le convenzioni del bando periferie per 96 città italiane. Fra queste figura anche Alessandria, che solo un paio di mesi fa aveva presentato il progetto Marengo Hub per un importo di 18 milioni di euro. Brutto risveglio questa mattina per i sindaci di molte città italiane che con l'emendamento approvato ieri al Senato al decreto mille proroghe in pratica si sono visti cancellare centinaia di milioni di investimenti, di trasferimenti dallo Stato alle regioni e quindi alle città. In pratica la convenzione del bando delle periferie, approvato in precedenza, a questo punto viene rinviato fino al 2020 e come dice il presidente di ANCI Piemonte, Alberto Avetta, solo questa regione perde 225 milioni di euro. Il vice sindaco di Alessandria, Davide Buzzilanghi, promette: faremo pressione per ottenere quello che ci spetta. Ad Alessandria dovevano arrivare 18 milioni di euro per fare parecchi interventi che sarebbero stati fatti soprattutto nella zona di Spinetta Marengo, quindi era una periferia che veniva attenzionata di parecchi lavori e lo Stato, adesso il governo, ha deciso di rimandare di 2 anni questi lavori, ma si teme che sia più che un'azione di rimando, un annullamento. E questo è un danno per la nostra città perché erano lavori che potevano partire già da subito. Tra l'altro, i lavori che sono stati già progettati, i progetti definitivi erano già anche stati approvati dalla Corte dei Conti e noi adesso avremmo potuto far partire le gare per assegnare il. E questo per Alessandria è un danno perché nei comuni, tra l'altro, i comuni vivono essenzialmente di due tipologie di entrate: da una parte le entrate che arrivano dalle tasse pagate dai cittadini e dall'altra i trasferimenti dallo Stato. Purtroppo negli ultimi anni è avvenuto che sono aumentate le tasse pagate dai cittadini e diminuiti i trasferimenti dallo Stato. E questa è un'assurdità ed è anche un'assurdità che questi 18 milioni di euro, che invece si riferivano appunto a trasferimenti che arrivano dallo Stato, adesso siano di colpo stati cancellati. Io porterò avanti la mia battaglia per fare in modo che questi invece non vengano cancellati. Insomma, i nostri parlamentari dicono che è stata una promessa elettorale che hanno fatto quelli del governo prima, soldi che non c'erano, che hanno promesso e che adesso naturalmente, non essendoci, non possono che essere negati. Certo, fondamentalmente sicuramente questo ha un fondo di verità. Chiederemo a questo governo di fare uno sforzo straordinario per far sì che invece di trovare una soluzione e trovare questi fondi, che ripeto, tra l'altro non sono solo per Alessandria, perché si tratta di altri 100 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane in Italia che avevano già pronti i progetti e stavano per partire i lavori e invece così vengono annullati. Sicuramente i nostri parlamentari del territorio faranno di tutto e ne sono certo per modificare le cose, però ovviamente è una cosa di valenza nazionale e si spera che ci riescano. L'Italia è fra le prime nazioni europee a subire furti domestici e in 10 anni le infrazioni denunciate sono state quasi di 2 milioni. Gli ultimi dati Istat, si rifanno al 2015, parlano di oltre 230.000 irruzioni indesiderate soltanto nell'ultimo anno di riferimento. Record nel nord-ovest, quasi un quarto del totale nella sola Lombardia. Le forze dell'ordine raccomandano di non postare le foto dei luoghi dove si è in vacanza quando si è ancora lontani da casa. Anche i ladri sono social e poi, se si ha la fortuna di avere dei buoni vicini, affidarsi ai loro occhi finché non si tornerà a presidiare la propria casa, appunto una volta rientrati. Si arrampicano come ragni lungo cornicioni e parapetti, scavalcano come acrobati recinzioni e muri. Non hanno nulla da perdere i topi di appartamento. Scaltri agiscono di notte e di giorno e tolgono a chi subisce quella che è a tutti gli effetti una violenza, la tranquillità della quiete domestica. Ogni colpo è studiato, difficilmente improvvisato. Non sempre riesce, grazie agli antifurti e alla tempestività degli interventi delle forze dell'ordine, allertate anche da cittadini irresponsabili che si mettono nei panni del malcapitato di turno, ma il più delle volte va a segno, lasciando rabbia e senso di impotenza in chi in casa in quel momento non c'era. E poi il pensiero successivo. Meglio non esserci forse, mentre sconosciuti senza scrupoli fanno razzia dei beni altrui. Solo qualche notte fa, l'episodio verificatosi in un appartamento a Valenza. I ladri avevano sistemato un materasso lungo il vialetto sottostante per gettarvi dal balcone del secondo piano la cassaforte. Era l'alba. Stesso rituale poche ore fa, quando nel pieno del riposo notturno, ignoti si sono introdotti indisturbati nell'ennesimo appartamento non abitato, poiché la famiglia si trovava in vacanza. Hanno iniziato ad
ad usare il flessibile per sventrare la cassaforte di casa, un rumore infernale. Subito la telefonata al 112 e l'arrivo tempestivo dei carabinieri. I ladri scappano, probabilmente disturbati e a mani vuote. E poi ci sono le statistiche. L'Italia è fra le prime nazioni europee a subire furti domestici e in 10 anni le infrazioni denunciate sono state quasi 2 milioni. I dati Istat, riferiti al 2015, parlano di oltre 230.000 irruzioni indesiderate in appartamenti e ville. Il primato va al nord-ovest, seguito dalla Lombardia. E se dal vigevanese arriva la notizia che è stata arrestata la banda, sono rom, che usava i trattori come arieti per assalire, depredare i bancomat del Pavese e dell'Alessandrino, a Tortona i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno preso il secondo malvivente, Miriam Mustecchia, che nel 2015 aveva assalito con un complice, poi arrestato con un altro bandito che faceva da palo, la sala bingo di Tortona. In queste ore è in corso un'altra ricerca che potrebbe durare chissà quanto per bloccare l'uomo che l'altro giorno ha rapinato la dipendente della sala giochi Casello Sud di Casale Monferrato, 60.000 euro. Ogni notte gli uomini delle forze dell'ordine escono per sorvegliare il sonno delle persone oneste, pronte ad intervenire in loro soccorso. Ogni giorno ricevono chiamate di aiuto perché qualche malvivente sta compiendo un'azione criminale. Ma restano troppi casi di persone malmenate o uccise in episodi di questo genere, come non sono mai abbastanza le raccomandazioni da parte di chi vigila sulla sicurezza della popolazione nel non urlare ai 420 che sì, è arrivato il periodo delle vacanze e si sta per partire, per non parlare di chi posta in continuazione foto beate dai luoghi di villeggiatura. Non si fa. Mettete tutti gli scatti che volete, ma al vostro ritorno la sete di comunicazione social è deleteria in quel senso. Usiamo il cervello. Il Comune di Tortona ha pubblicato sul suo sito istituzionale l'avviso di ricerca di candidati disponibili a partecipare al progetto di valutazione degli odori ambientali nel territorio comunale. Il provvedimento, che tocca il periodo compreso fra il prossimo settembre e il marzo 2019, cercherà di risolvere l'annoso problema dei miasmi, che ad ogni estate si ripropongono fastidiosamente a Tortona, in particolare nella zona nord della città. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la provincia, ha valutato positivamente il progetto di verifica odorigena proposto da Ecoprogetto sotto la supervisione di una ditta specializzata pavese, la Osmotec. Gli interessati dovranno contattarla direttamente per il riconoscimento degli odori prodotti dagli insediamenti produttivi presenti. Per essere ammessi al progetto, i candidati dovranno superare una prova finale di verifica dell'abilità a valutare e discriminare gli odori stessi. Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti, anche residenti nei comuni limitrofi, purché maggiorenni, disponibili a spostarsi con auto proprio in bicicletta, che non abbiano legami familiari o coinvolgimenti economici con gli impianti produttivi siti nel comune di Tortona. Inoltre i candidati non devono presentare affezione all'apparato respiratorio, asma o allergie. Al termine dei 6 mesi del progetto sarà corrisposto ad ogni candidato un compenso per i sopralluoghi eseguiti. L'avviso integrale è reperibile sul sito istituzionale del comune di Tortona all'indirizzo www.comune.tortona.al.it. E ci spostiamo a Torino, come sempre nel periodo di Ferragosto. Anche quest'anno la città di Torino appunto sospende la ZTL delle vie del centro, dove dal 13 fino al 25 agosto compreso sarà possibile circolare liberamente. Negli stessi giorni anche la sosta delle strisce blu sarà gratuita, mentre si continuerà a pagare solo nei parcheggi a barriere e nelle varie strutture coperte. Il Comune di Torino informa anche che nel periodo di Ferragosto rimarranno in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e nelle corsie riservate al trasporto pubblico nella ZTL Romana e Valentino e nelle zone pedonali. E si arricchisce l'offerta di EasyJet, la compagnia aerea leader in Europa. A partire dal prossimo 28 ottobre i passeggeri in partenza da e per l'aeroporto di Caselle potranno usufruire del nuovo volo Torino-Berlino-Schönefeld. La linea sarà attiva tutti i martedì, i giovedì e la domenica. Con questo nuovo volo salgono a 6 collegamenti che EasyJet mette a disposizione di chi è in partenza da Torino, Bristol, Londra, Londra stessa e Luton, Manchester e Napoli, che sarà operativo tutti i giorni a partire dal 3 settembre.
Cambiamo argomento. Apre a Torino la prima casa di appuntamenti italiana con le sexy dolls. Ancora top secret l'indirizzo, ma si parla di prestazioni non per tutti i portafogli. Le bambole, costruite con tecniche molto sofisticate, arrivano da una società spagnola. Ma sentiamo tutto da Katie Porcetto. Si chiamano Kate, Hilary, Molly, Eva, Naomi, Bianca, ma anche Alessandro, e sono alcune delle sexy dolls che a partire da settembre i clienti della Lumi Dolls potranno trovare a Torino, dove aprirà la prima casa d'appuntamenti in Italia. Non si tratta di bambole gonfiabili, ma di sofisticati manichini con articolazioni in alluminio, totalmente rivestiti con un particolare silicone che al tatto sembra di toccare un vero e proprio essere umano. La Lumi Dolls è una società catalana che ha già al suo attivo una casa d'appuntamenti a Mosca e a Barcellona, dove il suo arrivo è stato ampiamente celebrato anche dalla stampa locale. Non si sa il motivo della scelta di aprirne un'altra proprio a Torino, rigida città sabauda, ma evidentemente la domanda potrebbe rispondere a un'offerta sommersa. Top secret al momento il luogo dove gli amanti di questo tipo di erotismo potranno recarsi per soddisfare i propri piaceri, ma si parla di una zona centrale. I cultori potranno scegliere il genere e l'altezza che preferiscono, spaziando dalla bambola con le sembianze europee, orientali, africane, arrivando persino a quella ispirata al manga giapponese. E se si è invece in cerca di un toy boy in silicone, la scelta non potrà che ricadere in un bel giovane con tanto di pettorali e addominali in bella vista. I prezzi per queste bambole prostitute non sono per tutti. Si parte dagli 80 euro per 30 minuti sino ad arrivare ai 120 per un'ora. Ovviamente questa nuova moda preoccupa non poco le belle di notte in carne e ossa, che sperano di poter vincere la battaglia con queste sexy dolls bellissime, perfette e soprattutto mute. Un confine, quello del virtuale e del reale, che si sta assottigliando sempre di più. Celebrato in molteplici film dove gli umanoidi si sono sostituiti agli umani, nella realtà queste nuove mode sono un filo conduttore con la solitudine che ha fatto dei cellulari e di internet i silenziosi amici migliori. Ma c'è anche chi benedice le sexy dolls, se non altro perché se ne stanno zitte e perché non hanno mai il mal di testa. Sarà ancora il maestro ovadese Andrea Oddone a dirigere l'Orchestra Sinfonica Bruni di Cuneo mercoledì prossimo in occasione del concerto di Ferragosto 2018 che quest'anno si terrà a Piammone alle pendici del Monviso. Fabrizio Mattana. Se è vero che Paganini non ripete, per il maestro ovadese Andrea Oddone questo sarà invece il secondo anno sul palco del concerto di Ferragosto, un appuntamento atteso da molti appassionati e non, secondo solo ai celebri concerti di Capodanno dalla Fenice di Venezia al Classico di Vienna, perché nei giorni di grande festa come Natale, Capodanno, Pasqua e ora Ferragosto, la musica classica non può proprio mancare. E questo è un appuntamento musicale molto in particolare, anche perché si tiene all'aperto, fra suggestivi paesaggi di montagna. Quest'anno le note dell'Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni di Cuneo riecheggeranno fra le vallate di Piammunea e Paesana, nella Valle del Po, alle pendici del Monviso, a circa 2000 metri di quota, e raggiungeranno tutta l'Italia attraverso la diretta, che avrà inizio alle 12.45 su Rai 3. Durante la quale verranno eseguite la Marcia dell'ONU di Robert Stolz come omaggio al riconoscimento UNESCO del sito del Monviso, poi l'ouverture della Gazza Ladra per ricordare i 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, quindi melodie e danze popolari del Capriccio Italiano Opera 45 di Piotr Ilich Tchaikovsky, a cui seguirà la Marcia Slava Opera 31. Concluderà la prima parte del concerto, quella trasmessa in diretta, una selezione di temi e di travolgenti danze tratte dal celeberrimo musical di Leonard Bernstein, West Side Story. Un ritorno sotto il Monviso per il concerto, in quanto proprio la prima edizione, nel 1981, si svolse nella Valle del Po, con l'intento di far conoscere agli amanti della musica e agli appassionati di montagna le risorse ambientali e artistiche della provincia di Cuneo. Nell'Alessandrino saranno come sempre molti a sostenere il giovane direttore d'orchestra, un'esperienza partita a soli 14 anni dopo l'avvio degli studi presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, diplomandosi in direzione d'orchestra presso il Verdi di Torino. E da lì una carriera sempre al top e tante soddisfazioni, fra le ultime la direzione della celebre Orchestra Bruni, 60 anni di attività con oltre 1400 concerti. Il giorno di Ferragosto anche tanti applausi riecheggeranno nella Valle del Po.
Tra poco i consigli dello chef Lorenzo Zannini, subito dopo la pagina sportiva dedicata al tamburello e all'ottimo risultato ottenuto dal Cremolino in Coppa Italia. Ce ne parlerà Fabrizio Mattana, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.